di elegante. Come mai così elegante? Avete come visto come che mai così elegante? No, ma di solito per sì. Te? No, di solito sì. Io... la tista giacca, io... però, perché non si può. Guarda che sono dimagrito, eh. Sì, si vede. Tre... No, perché dietro ti svalvola così. Ti fa la coda come... Perso tretti. Allora. Paperino. Buonasera, Lucianina. E buonasera a te, ecco, buonasera. Ecco, ecco. Cosa fai? Ecco, che non si dica che il Gentiloni è attaccato alla poltrona, perché è ancora qua, eh. Non se l'è portata via, eh. Ma è ancora del PD, Gentiloni? È una domanda a cui nessuno può rispondere. No, ma perché parlava del PD con un certo distacco. No, non è vero, è con prospettiva. Ma quando ti rubano la macchina e poi dici, ma sì, non importa, tanto era tutta scassata. Era quello il tono. Questa è la tua lettura politica. Sì, sì. Va bene. Allora, aia. Dunque, siamo già in ritardo. Sì. Ti dico, non cominciare a essere noioso con me, fammi andare avanti, sì. Non fare la mosca cocchiera. Ho scoperto che esistono delle mosche che sono esattamente come Fabio, si chiamano le mosche cocchiere, sì. Che sono quelle che vanno nelle mucche, sai, scusa, negli occhi. È un complimento, devo capire. O nella coda. Per capire, è un complimento? Non è un complimento. Non è un complimento. Okay. Quando le mucche fanno così, con la coda, scacciano le mosche. Sì. E tu sei uguale. Perché gli scienziati non trovano un altro insetto nocivo? E come hanno fatto con DiCaprio e gli danno il tuo nome. Sai che hanno trovato un nuovo coleottero acquatico del Borneo. Non lo so, mi è sfuggito. E l'hanno chiamato Gruvellinus Leonardo DiCaprio. Vero. In onore di Leonardo DiCaprio. E lei comincia a leggere il giornale dall'ultima pagina. Ma non è vero, era scritto su tutti i siti. Sì, sì. Si chiama Gruvellinus. E perché l'hanno dedicato a Leonardo DiCaprio? Okay. Perché si batte sempre per le cause ambientali. Ah, vedi. Ecco. E quindi gli hanno dedicato uno scarafaggio. Ma non potevano dedicargli qualcos'altro. È un figo dell'accidenti, quell'uomo lì. Ma magari lo scarafaggio è bellissimo. Ma anche solo un fagiano. Un fagiano. Non so, ma è un pavone, un uccello del paradiso, una blatta. Vabbè, ha trovato quella, scusa. Stato... Appello agli scienziati, doveste mai scoprire un nuovo tafano? Sì. Ecco, potete chiamarlo Tafanus Fabio Fazio. Ma perché questa cattiveria? Ma scusa... Oppure una cimice. Ma, ecco, ho qua. Vediamo intanto DiCaprio prima, sì. E vediamo lo scarafaggio. Sì. Non si somigliano per niente. Ecco. E vediamo invece eventualmente la cimice Fazio. Ecco. Ma scusa, perché questa mi assomiglia. Ma siete uguali, due gocce d'acqua. Separati alla nascita. Cimiciazio la chiamerei. Va bene. Farei anche l'autan Fabio Fazio. Va bene. Guarda che cosa capelli. Devo sopportare. Chi te li ha tagliati? Ma questi chi? Capelli qua? Ma perché? Ma un barbiere bendato? Ma cos'ho? Stasera ce l'hai con me. Sì, perché non è. Sai che esiste un barbiere a Lecco che taglia i capelli bendato. Si chiama Remigio e taglia i capelli come la dea della fortuna. Ma perché uno deve andare a farsi tagliare i capelli bendati? Tu arrivi lì, lui si benda anche te, così quello è meglio. E comincia a spiumarti. Motivo? Per contrastare la concorrenza dei cinesi. Ma ti pare? Ma che c'è? Cioè, punto. No, secondo lui, lui dice, non andate dai cinesi che rischiano di farvi un taglio sbagliato, venite da me... Che al limite vi acceco, praticamente. Ma vogliamo vedere come taglia i capelli Remigio? Abbiamo proprio il video, attenzione. È fantastico. Nota soprattutto che lui è pelato. Non è che è un biglietto da visita meraviglioso, ecco. Ecco, però... metti che sbaglia il taglio e ti storcia le orecchie come un Doberman, Ma però è molto bravo, guarda. No, è molto bravo, ecco. Lui dice che parte dalla ciocca guida, sì. Ecco, e poi come va avanti dalla ciocca guida e prosegue, sì. Come una specie di medium come lo scritto guida, no? Pensa se parte questa moda qua che ti tagliano i capelli bendato, ti fanno la manicure bendato, arriva addirittura il chirurgo e ti opera bendato. Al posto di toglierti le adenoidi, ti toglie gli amici di Maria, grazie, basta così. No, sarebbe bellissimo. Vabbè. Ma non possiamo chiamarlo e gli facciamo venire qua a Remigio e gli facciamo tagliare i capelli a Marzullo. Dai, sarebbe bellissimo, i capelli come scanti. Se glielo propongo a Gigi dopo al tavolo. Come Sharawi. Comunque è un'idea fare le cose bendate. Potrebbe anche il nostro presidente Matti fare il governo bendato. Tanto oramai, potrebbe anche essere. Tu dici al buio.
Comunque adesso non so se avete sentito che rischiamo di nuovo di andare a votare. Sino a posso dire, io l'avevo detto? No, sino a domani non si... Io l'avevo detto! Fossi in dissitelo, dicestitelo, io te lo dissi! Se ti aspetterei a domani a dire questa cosa. Vedrai, vedrai. Anzi ti dico di più. Sì. Andiamo a votare, sì. Andiamo a votare. Non mi toccare, che gli dà fastidio. Cambia tutto di una minuzia, di sì. Una briciolina, di sì. Un nientibus, sì. Niente. E siamo da capo, sì. E l'Europa ci leva il saluto e la carta di credito. Guarda in che stato è il povero Matti. Sì. Guarda, la solitudine dei numeri primi. Vedi, si sta cercando di ipnotizzare da solo. Allo sguardo dell'aragosta che vede la salsa tartara avvicinarsi. Insomma, sono giorni difficili per lui. Sta guardando le pendole sopra e dice, ne ho due pendole anch'io sotto, che non avete idea. Povero uomo, va ma bene, in che stato... Va bene. Ma, già, ma tu pensa adesso come riesce quest'uomo qua a mettere d'accordo tutta quella ciurma? Ma neanche... Ma quelli non vanno d'accordo neanche in un'assemblea di condominio. Immaginatevi un'assemblea di condominio con Salvini. Renzi, Berlusconi, Di Maio, c'è roba che no, la parabolica la mettiamo a destra, no, la mettiamo a sinistra, no, la mettiamo al centro. Prima che si mettano d'accordo crolla la casa, ma di vecchiaia proprio. Invece vediamo Berlu, nel frattempo. Sì. Berlu, adesso abbiamo la foto, ecco. Berlu dorme. Si sta meditando. Purtroppo no, si disconnette continuamente. Lì è partito il salvaschermo praticamente. A casa si è fatto rifare proprio la poltrona del Presidente del Consiglio. Ecco, e vediamolo qua invece con Salvini insieme in un momento di grande ilarità. Ecco, sembra un casting di una puntata dei Sopranos. Poi soprattutto che scema che sei. Berlo è l'unico che ha le maniglie dell'amore sotto il mento, non si spiega. Ma pianta, lei nella sera in cui c'è a Palazzo Grazioli l'incontro parla di questa sciocchezza. Ma no, ma scusami, guardo, è anche lui che mette la mano sulla spalla di Salvini, vabbè. E Salvini controlla che non gli rubi la catenina. ma cosa ride lei? Ma no, meno male che ride. Allora andiamo avanti. Sì, andiamo. Qualcuno avanti. Ha chiesto anche aiuto a Prodi, il quale Prodi ha detto: no, guarda, mi hanno già rubato a casa 2 settimane fa, come disgrazia, quest'anno sono assolutamente a posto. Ecco, e qua vediamo Prodi, un attimo, ecco, che fa proprio segno: non ci pensate nemmeno. Che sembra che stia ballando la canzone di Alvaro Soler, mettiamo sì. La musica. Ecco, vedi? Qua addirittura fa segno, siete pazzi, no! Siete pazzi, no! Io lo vedo bene fare le crociere, sai quelle degli anziani? Ma smettila, ma su! Con gli animatori, chiedo scusa. E invece vediamo Martina e il PD, quello che rimane. Adesso qua abbiamo Martina che indica a Renzi dove se ne deve andare. Ecco, vedi? Va bene, brava Lucianina. Ed è un posto che così a naso secondo me finisce per Ulo, così a naso. E vediamo invece Salvini. In tutto questo Salvini cosa fa? Cosa fa? Vediamo, pesca. È andato a pescare, è andato a farsi il weekend in Puglia. Ma fa bene, ma certo. Ha ragione. Ma non facciamolo Presidente del Consiglio, facciamolo doge. Ma che ha capito dire? Tutto dalla vita quell'uomo lì. Ma che, tutto. Cioè, per prendere decisioni importanti bisogna riflettere, essere... Ma certo, ma anche Di Maio, Di sì. Maio non è andato a pescare, però vediamo anche Di Maio. Ecco, si è fatto la fidanzata, Limona. Sta per aprire il terzo forno, vedi? Capisci? Noi siamo qua che ci lambicchiamo, leggiamo gli articoli di Tizio e Caio che ci dicono dove sta il problema, intanto gli altri limonano e pescano le anguille. Non è vero. La vita continua. La vita continua, non la nostra, la loro, molto bene. Anche la nostra, no. Siamo molto fortunati. Comunque domani, sì. Adesso Matti, il nostro presidente Mattarella, fa le ennesime consultazioni. Sì. Io posso darle un consiglio? No. Ma non vada, lasci perdere. Ma come non vada? Ma non vada serve lui. A niente. Ma, non è che va lui. Ma che vada a farsi un corso di Pilates. Ma no, ma non è così. Che si smolla un po'. Ma domani smetti. Ma si faccia una partita a burraco con i corazzieri. Ma vada da quelli di poltrone sofà, vada a parlare con gli artigiani della qualità.
Ma cosa serve? Ma dai, pover'uomo, ma perché poi tanto? Vanno tutti lì, piaceri, buonasera, buonasera, presidente, tutti perfetti, poi escono, testa di minchia! Si mandano tutti i messaggi su Twitter e Facebook, capisci? Ma non è tanto che non vanno d'accordo, che proprio si scrivono così. Chi guardi? Guarda. L'orologio, guardo l'orologio, perché c'è un certo punto la pubblicità, devo sapere quando mandare. Sì. No, invece... Siamo in televisione. Volevo dirti questa cosa, che l'altra sera ho visto una puntata di Vespa. Sì. Pensa come sono messa. Cosa hai visto? Allora, io ho detto, adesso tira fuori un plastico. Ancora, e mi sbarmella con un qualche, non so, l'ermaniaco di Pigna Secca. Invece aveva invitato Romani di Forza Italia, poi aveva invitato Fassino e poi il direttore del Mattino di Napoli e il vice direttore del Foglio. E ti posso dire, è stata una puntata bellissima, meravigliosa, perché questi si parlavano. Competenti, non si mandavano a stendere, nessuno che faceva show. Si è capito tutto, noiosissimi e meravigliosi. Cioè, c'era Romani Che sei contenta? Chiamava Vespa dottore, tutto vestito elegantissimo, appena uscito da una partita di polo delle Libertà, suppongo. Poi c'era Fassino, un fenicottero grigio, che il massimo diceva cribbio o acciderbola. Sì. Capisci? Ecco, io vorrei un governo Vespa, il governo Bruno Vespa. Vabbè, un'idea. Dove sono tu, ma anche soltanto con questi qua, anche con, guarda qua in che stato. Vabbè. Ma sarebbe un elegante, un governo senza nessun neo, perché ce li ha tutti. Vabbè, smettila. Vabbè. Tutto per arrivare. Lei dice qualunque. Ma non è vero, l'ho vista veramente la puntata. Cosa vedo? Allora. Comunque, se no, io lo dico a Matti, Mattarella, che ci sei sempre tu. Col partito delle cose certe. Io col mio partito le piccole cose certe. Vuoi tenerlo direttamente in mano? No, mettilo qua. Sì, le piccole cose certe.